Bentornati a un'altra puntata di Chef per Passione. Oggi prepariamo una ricetta da forno, perché l'abbiamo già acceso e vi faccio vedere che cosa prepariamo. Adesso non riuscirete a capire niente di quello che io ho scritto in questa padella. Si legge? Secondo me non si legge un tubo, ve lo dico, ma anche se riusciste a leggerlo non capirete mai che cos'è, no scherzo. Allora, sono molto famosi e girano sul web da un sacco di anni i famosissimi Nutellotti, che sono delle specie di biscotti con un foro al centro dove si mette la Nutella. Noi invece facciamo i marmellotti, che sono la stessa cosa ma con la variante della marmellata che abbiamo comprato, che poi dopo andiamo a prendere. Iniziamo però prima di tutto a fare la frolla, e come la... aspetta, mettiamo a posto la padella e la portiamo da i miei amici Galletti, perché sennò si offendono. Qua mi hanno messo una cosa di frutta che non si è ben capito perché è qua, però noi la alziamo e ce la mettiamo così. Quindi, dicevamo, io donna dalle mille ciotole, perché io uso tante di quelle ciotole che non potete immaginare neanche, inizio a prendere un po' di ciotole così a caso, che non si sa mai, potrebbero servirmi. Poi vado a prendere quella grande, che dovrebbe essere qua da qualche parte, eccoli. E adesso cosa ci manca? Ci manca la farina e qualcosa, e lo zucchero. Quindi andiamo a prendere farina e zucchero, che lo zucchero, aspetta, qual è lo zucchero? Allora, bravo, bravo, zucchero vicino alle uova, perché zucchero, uova, dovrebbe essere questo. Speriamo, perché sennò Claudio verrà mandato via immediatamente, perché mi ha dato questo suggerimento. Allora, qua la farina, e la farina siamo sicuri che è lei. Lo zucchero, a sto punto, io di te mi fido tanto, però non si sa mai. È zucchero. Quindi, andiamo. Abbiamo tutto? Direi di sì. Andiamo a pesare quello che ci serve, perché ci serviranno per una pasta frolla abbastanza normale. Come al solito io mi sono dimenticata di tirar fuori il burro dal frigo un pochettino prima, quindi è un pelino marmoreo, però noi facciamo finta di niente e lo scaldiamo con il calore delle mani. Andiamo a pesare 180 grammi di burro, che allora è vero, è tanto, però vi assicuro che i biscotti ne vengono per i beati, ne viene per un reggimento, quindi non vi fate problemi. E poi un po' di burro ogni tanto non ha mai ammazzato nessuno. Ne abbiamo messo un po' troppo, adesso ne togliamo un pochettino, così, e mettiamo il burro qua e andiamo a unire lo zucchero. Mettiamo una cosa che ovviamente non funzionerà mai, niente, non riusciamo a far funzionare la bilancia. Allora, sai cosa facciamo? La spegniamo e la riaccendiamo, così come fanno gli antichi, la lanciano sul muro e vedi, funziona, fantastico. Questa roba è meravigliosa. Mettiamo lo zucchero, che abbiamo provato che è zucchero, 100 grammi di zucchero, via, andata, via i 100 grammi di zucchero, e li mettiamo qua. A questo punto andiamo a unire burro e zucchero in una ciotola. Spadabam. Vedi perché le sporco tutte queste ciotole, ma poi di fatto è che le usi davvero. Vabbè, tanto. Poi laviamo. Adesso, se questo burro fosse leggermente più morbido sarebbe meglio, però ce ne faremo una ragione. E andiamo a lavorare il burro e lo zucchero, possibilmente a crema, che sarà un po' improbabile riuscirlo a fare così duro, però noi ci proviamo. Questi biscottini a me piacciono talmente tanto, perché oggi magari ci mettiamo anche un po' di crema di nocciole, comunque anche noi, però mi piacciono molto con la marmellata, perché ho scoperto quest'estate che la mia bambina è andata al centro estivo e ho scoperto che le piace la crostata. Incredibile questa cosa, perché in casa mia tutte le volte che io preparo una crostata, un dolce, una torta, una qualsiasi roba, lei non la mangia mai. La mangiamo noi, ma lei non la mangia. E abbiamo scoperto invece che le piace la crostata con la marmellata. E qua ci saranno la solita diatriba, come abbiamo fatto prima di iniziare questa puntata. Parlavamo di marmellata e confettura.
e dicevamo la differenza, tanto mentre chiacchiero il burro si sta ammorbidendo, e dicevamo la differenza tra marmellata e confettura. Vedi che te lo fa vedere che si ammorbidisce. Tra marmellata e confettura, allora di fatto la marmellata è quella di agrumi, mentre la confettura sarebbe quella di tutta l'altra frutta in teoria. In pratica, chi ha mai sentito dire: amore, passami una fetta di crostata con la confettura? Anche no. Ormai diciamo tutti la crostata di marmellata, quindi lo so che è sbagliato, però io li chiamo marmellotti lo stesso, anche se poi di fatto la faremo con la marmellata di frutta e non di agrumi. Comunque, nel frattempo, mentre io chiacchieravo e perdevo tempo, abbiamo messo burro, zucchero e li abbiamo amalgamati insieme. Adesso andiamo a prendere un uovo e dividiamo il tuorlo dall'albume, così giustifichiamo una delle mie ciotole. Di quelle che ho sporcato la giustifico e faccio così, togliamo. Tra l'altro questa cosa si può fare anche con la bottiglietta di plastica, si aspira l'albume, si fa una roba strana, vabbè non l'ho mai fatto, però prima o poi lo faccio. Comunque prendiamo il nostro tuorlo e lo andiamo a sbatacchiare dentro insieme a burro e zucchero che abbiamo amalgamato insieme. Continuiamo ad amalgamare bene con il cucchiaio mi è uscita un po' così, però è lo stesso, andiamo avanti. Amalgamiamo con il cucchiaio. Tra l'altro hai notato oggi che ho messo la maglietta barchetta anche blu? Meglio, né? Meglio che bianca. Mi sta prendendo... È macchiata? Ah, l'ho macchiata. Vabbè, facciamo finta di niente. Non è macchiata, è solo un po' di farina, va bene tutto. È come, non so, sai chi si mette il profumo e chi profuma di torta, di crostata, sai di quelle robe lì. Allora, andiamo a unire la farina, che però dovremo pesare. Quindi l'andiamo a pesare in un'altra ciotola, yeah! E ti chiederai perché non usi quella? Perché è sporca e se no la farina mi si appiccica. E allora noi non vogliamo che si appiccichi. Però questa cosa del spegnere e riaccendere secondo me funziona. Funziona sempre questa cosa dello spegnere e riaccendere. Allora mettiamo 300 g di farina. Vediamo, Aspetta che sembra che io abbia dei problemi. Aspetta, Allora, mettiamo 300 g di farina. Ok, ecco, ne abbiamo messi 307, quindi le togliamo un pochettino, così. Mettiamo questo qua perché sennò mi sgridano che ho la roba davanti. E li andiamo a unire nella ciotola. Così togliamo, no, questa la mettiamo qua. Togliamo anche la bilancia che non mi serve più. E iniziamo prima a girar col cucchiaio. Poi vedete che inizierete a non riuscire più a girarla col cucchiaio. E allora, Ale, viva! Ieppa! Adesso cerchiamo di amalgamare un pochettino qua la pasta frolla e poi la spostiamo sul piano da lavoro e la continuiamo a impastare in questo modo. Aspetta un attimo. Ok. Allora, c'era sto tuorlo che era un pochettino piccino, speriamo bene. Allora, facciamo scendere tutta la farina così e adesso andiamo a impastare. Mettiamo, guarda, metto già a lavare così non facciamo disastri, andiamo a impastare, che tant'è avete capito che a me piace un sacco impastare con le mani. Mi dirai com'è che si deve impastare? Sì, potrei anche prendere un'impastatrice. Vabbè, la vogliamo l'impastatrice? No, perché poi se no metti da tutta la roba lì dentro, poi non fai altro. Non è tanto divertente. Adesso andiamo a fare la pasta frolla, che anche se il burro era un po' durettino, siamo riusciti a crearla lo stesso. E andiamo, quando abbiamo finito di fare la pasta frolla, prendiamo il nostro super tegame. E dai, questo tegame, ma perché io mi sbaglio sempre, lo chiamo tegame? Io ho sta fissa di chiamare tegame la teglia, quella per il forno. Che poi il tegame c'ha i manici, no? Il tegame ha i manici e invece la teglia no. Quindi noi andremo a prendere la teglia, ci mettiamo la carta forno sopra e facciamo delle pallozze e poi vi spiego che cosa serve quella geggino lì che io mi sono portata, che voi adesso non, secondo me non lo riuscite ancora a vedere, però adesso ve lo faccio vedere
ed è un aggeggino che era di mia nonna. Mia nonna Lisetta si chiamava. Poi si chiamava Maria Luisa, però la chiamava Lisetta, però vabbè. Allora, la pasta farola l'abbiamo fatta e ora vi faccio vedere il super aggeggino che ora andremo a usare, che è questo. Mentre vi faccio vedere l'aggeggino, ce l'aveva anche tua nonna? Però lei probabilmente ci faceva i ravioli. Ecco, io non ci faccio i ravioli, perché io i ravioli sono troppo lunghi da fare. Anzi, se c'è qualcuno che sa fare bene i ravioli, che venga a insegnarmi a fare i ravioli. Prendiamo la carta da forno, e tra l'altro si vede che è di mia nonna perché è vecchia, e mettiamo la carta da forno sulla nostra teglia e andiamo a fare le nostre pallettine di pasta frolla, che poi adesso vi spiego come le dobbiamo fare per fare i nutellotti. Qua mi avvertono, ma io ormai ho il mio super timer. Sì, ma più o meno ci siamo. Adesso poi semmai facciamo un po' più corta quella dopo. Adesso facciamo le pallozze, ne facciamo almeno 3 o 4, così vi faccio vedere. E poi dopo la pubblicità, dopo che le abbiamo cotte, vi spiego a che cosa serve quell'aggeggino lì, perché io lo so che voi pensate che io lo usi per fare i ravioli, e invece no, perché io non lo uso per fare i ravioli, io lo uso per fare tutt'altro. Uso questo, però adesso poi ve lo faccio vedere. Comunque, allora, ne facciamo 8, poi gli altri li faccio durante la pubblicità e poi dopo vi faccio vedere. Allora, noi li abbiamo fatti così. A questo punto, se, ecco, me li stanno già riprendendo, fantastico, noi facciamo questo lavoro qua, su ognuno, e poi li andiamo a mettere in forno. Facciamo questo lavoro, così creiamo un po' il bucherellino. Poi in forno un pochettino tenderanno a crescere, quindi il buchettino diciamo che sarà un pochino meno profondo, però appena escono dal forno, se voi lo rischiacciate subitissimo, si abbassano, poi quando si raffreddano ovviamente rimarranno più duri. Adesso andiamo a infornarli, io vado a finire gli altri e ci vediamo dopo, che vi spiego tutto come farli e come metterci dentro la marmellata, la confettura, insomma quello che vi pare. Adesso li mettiamo in forno senza spaccare magari tutta la cucina, li mettiamo in forno a 180 gradi per 10-15 minuti, ci vediamo dopo la pubblicità che vi spiego tutto ciò. Bentornati e, come dico sempre, benvenuti a chi prima non c'era, che saranno tutti puniti. Andiamo per prima cosa a sfornare i marmellotti, che chi è appena arrivato non sa cosa sono e non sa che cosa si è perso. Però noi li andiamo a sfornare, sforniamo ovviamente solo quelli che ho fatto insieme a voi prima della pubblicità, perché gli altri li ho messi dopo e quindi devono ancora cuocere un pochettino, come vedete. Anzi, magari li alziamo, aspetta, che li alziamo un attimino di scomparto, si dice di scomparto o si dice solo nel frigo? Vabbè, io li alzo e li metto qua e intanto partiamo qua, poi magari qualcuno me lo ricordi dopo che sono ancora lì, perché sennò me li bruciano così. Mentre aspettiamo che questi si raffreddino, come vedete, un pochettino il bucherellino si è alzato. Vuoi che te li rimetta qua? Sì, te li rimetto qua. Non so perché li ho messi qua sopra. Allora, un pochettino il bucherellino si è alzato, però noi adesso lo andiamo a riprendere leggermente con questo, pianino, perché sennò me li rompete tutti. Facciamo questo lavoro qua. Li riprendiamo un pochettino il bucherellino con l'attrezzo della nonna, che giuro che l'abbiamo lavato prima, a parte che c'ha 150 anni, bisognava lavarlo per forza, però l'abbiamo lavato molto. Fate questo lavoro qua e adesso qua li lasciamo un attimino a raffreddare. Nel frattempo andiamo a prendere tanto la crema di nocciole, che ce l'abbiamo già qua, qua c'è qualcosa che fa bip bip e non so che cos'è. Andiamo a prendere la crema di nocciole e vado a prendere la marmellata o confettura o come la vogliamo chiamare,
e vediamo dove l'abbiamo messa, a che gusto l'abbiamo comprata. Allora, una è qua e l'altra è qua. Allora, l'abbiamo, tra l'altro, mentre andavo in là, finalmente ho capito cos'è questo beep beep, che è praticamente la piastra induzione che ci metti sopra qualcosa e fa beep beep perché ti dice non è una pentola e manda parolacce, però noi l'abbiamo tolto, così adesso beep beep non lo sentiamo più. Abbiamo preso la Marvel... Ho sbagliato a comprare la confettura. Io la volevo di albicocche, perché a me piace la marmellata di albicocche, a me quella di arance non mi piace. Però ci faremo piacere la marmellata di arance. A voi piace a tutti la marmellata di arance? Meno male, perché c'è la marmellata di arance, mi sono sbagliata. Beh, era arancione e io mi sono sbagliata. Questa almeno è di ciliegie, sì. Questa è di ciliegie e qua abbiamo la crema di nocciole. Ritornando a bomba ai nostri biscottini, no, dobbiamo andare a vedere se per caso non mi bruciano gli altri, aspetta. Allora, sì, sono pronti anche questi. Allora, andiamo a vedere perché sono ancora un filinino pallidini, però secondo me vanno bene lo stesso, anche perché i biscotti con questa frolla, e non l'appoggio lì adesso, con i biscotti con questa frolla qua, non li dovete far cuocere troppo, qualsiasi forma li diate, perché altrimenti si sente proprio il gusto, cambia. Io non so come mai, però diventano proprio, boh, a me non piacciono. Quindi preferisco tirarli fuori leggermente meno cotti, a parte che questi sono cottissimi, ma preferisco tirarli fuori leggermente meno cotti che più cotti. Mi raccomando, non toglieteli dalla teglia prima di che siano raffreddati. Questo ci siamo dimenticati di fargli il buchetto. È inutile che mi prendi in giro. Sono bionda, è ovvio che ogni tanto devo fare la risatina da scema, no? Sono bionda, bionde, bionda, naturale, chi lo sa? Non lo saprete mai. Comunque due mi sono dimenticata di fargli il buco. Li mettiamo qua perché, boh, li mangeremo lo stesso, penso. Spostiamo un pochettino la teglia così andiamo a aprire la confettura, no, la marmellata. Vabbè, è buona, dai, è buona lo stesso. Però, aspetta che io forse ho bisogno di un uomo. Arrivo, Aspetta che... Ah, ok. Allora, marmellata di arance. Magari la prossima volta le apriamo prima. Confettura di ciliegie e crema di nocciole. Con un cucchiaino, anzi tre cucchiaini, perché se no è come per il gelato. Io odio quando si prende il gelato di 74 gusti diversi con lo stesso cucchiaio. È una roba che mi fa andare fuori di testa. Mettiamo un pochettino di marmellata di arance, che tra l'altro la fa anche la mia mamma. La mettiamo un pochino meno magari. La mettiamo qua. Eccoli. E che carino. Ne mettiamo ancora un po'? Cosa dici? Poco fa bene, tanto fa meglio, e noi ce ne mettiamo ancora un po'. Poi l'andiamo a mettere di ciliegie, stavolta dobbiamo lavare un sacco, tra tutti questi cucchiaini, ciotole, vabbè. La mettiamo anche di ciliegie, così, è inutile che fai perché voi non lo sentite, perché, però se io ti devo microfonare a te, perché ti devo far mettere qualcosa che si senta, perché un po' mi insulti, un po' fai ma cosa stai facendo? E adesso, no, quella di ciliegia l'abbiamo già messa. Adesso dobbiamo mettere la crema di nocciole. Fermatemi perché non so se ce la faccio. Allora, quando ho detto crema di nocciole e marmellata, secondo me da fuori sono lì davanti tutti che aspettano. Così, con la mano sulla maniglia. Andiamo a metterne, dai, ne facciamo ancora due o tre, prima di, li facciamo in sequenza così. Mettiamo marmellata, adesso ne faccio ancora questi due e poi andiamo a dire gli ingredienti. Siamo pronti? Mettiamo ancora questo e pronti con gli ingredienti alla mia sinistra. Ehi, grande! Allora, partiamo con gli ingredienti e spieghiamo come abbiamo fatto i marmellotti.
Mettiamo in una ciotola, qual è? Questa? Quella. Mettiamo in una ciotola 180 g di burro, 100 g di zucchero, potete anche usare quello di canna, non è indifferente. 180 g di burro, 100 g di zucchero, li amalgamate bene insieme, unite un tuorlo e lo fate assorbire dall'impasto. A quel punto andate a unire 300 g di farina e impastate tutto in modo da avere una pasta frolla liscia e compatta e senza grumi. Formate le mie amatissime pallettine che io mi diverto un sacco a fare, polpette, polpettine e quant'altro. Le formate, le mettete su una teglia, con la carta da forno e con un arnese tipo questo, oppure potete usare un cucchiaio di legno, potete usare quello che vi pare, potete usare anche solo un dito, non è un problema. Fate un piccolo foro al centro della polpettina, della pallettina di pasta frolla e li mettete a cuocere in forno preriscaldato, ventilato, 180 gradi per 10 minuti, circa, 10 minuti, 15. A questo punto li togliete dal forno, li fate raffreddare ma pochissimissimo, giusto da non ustionarvi. Fate ancora un pochino di pressione sul buchino e andate a inserire la marmellata o la confettura o la crema di nocciola, insomma quello che vi pare. Se trovate della marmellata di albicocche, anzi no, confettura di albicocche che a me piace tanto, portatemela, perché a me piace tanto. E vedi, sono stata punita perché l'ho chiamata marmellata invece che confettura. Però, ma come si fa? Dai, su, portami la crostata di confettura. No, non si può. Quindi adesso direi che ci siamo quasi, perché forse il pezzo prima siamo andati un pochettino più lunghi. Però ne farei ancora due o tre, perché secondo me questi, appena apriamo la porta, ci si picchia qua per prenderli, perché è anche un orario che secondo me potrebbe anche andare... Beh, ma potrebbe andare tutto, dolce o salato, non è un problema. Mi dirai, a qualsiasi ora va bene dolce o salato. Comunque, io abbondo a farli, vado a prendere un piattino. Questo è dolce, il piattino lo prendo rosa, perché a me piace il rosa. Però è un po' tanto sotto, il piattino rosa. Speriamo di non spaccare tutto. Oddio, mi sta cadendo. No, salvato. Mettiamo i nostri biscottini, se volete potete anche metterci un po' di zucchero a velo, eh. Sono anche carini con lo zucchero a velo, forse. Ce lo mettiamo? Ce l'ho anch'io. Cosa dici, ce lo metto? Sì, ci mettiamo anche lo zucchero a velo. Ci mettiamo anche lo zucchero a velo. Spostiamo questa, ma non sulle piastre, perché sennò inizia a fare bip bip. Vediamo, allora, qua abbiamo questo che potrebbe servirci da spargizucchero. Prendiamo, eccolo qua, lo zucchero a velo, mettiamo un pochino, ma dici che ci stanno bene con la marmellata? No, vero? Anche secondo me non ci stanno bene, volevo dar retta al regista per non essere cattiva, però non era una buona idea, quindi non ce lo mettiamo lo zucchero a velo e lo rimettiamo via. Niente, ce li mangiamo così, anzi me li mangio io, quale scelgo? No, quello di arance no. Mangio quello di... Dai, sì, mangio quello di arance. Non so che non è male quella di arance, anzi, buona. Ma no, è buona. Anzi, è anche più buona di quella di albicocche, mi sa così. Vabbè, senza zucchero a velo. Adesso, io mi vado a mangiare il marmellotto e mi raccomando... Preparatelo anche voi, perché sono strafacili e sono buonissimi, tra l'altro sono anche già raffreddati. Quindi a questo punto io cambio la telecamera, perché sennò mi sgridano. Vi do appuntamento a domani con un'altra puntata di Chef per Passione e, come diciamo sempre, ragazzi, è pronto?